mi piace dire e ribadire che su questa giunta c'è la piena e totale adesione di tutte le forze politiche di maggioranza, nessuna esclusa, anche delle forze politiche che non sono fisicamente rappresentate all'interno dell'esecutivo, ma che hanno certamente altre forme e avranno altre forme di visibilità, oltre a una piena collaborazione sulle tematiche che riguardano l'attività di questa amministrazione. Il lavoro non si stoppa e non riprende, il lavoro va avanti. Ovviamente la cosa è estremamente favorevole, solitamente si può immaginare che chi è stato, come dire, sollevato da un incarico, chi ha rinunciato a un incarico nel caso specifico, poi non abbia grande voglia di collaborare. Invece vi devo dire che anche stamattina gli assessori uscenti mi hanno confermato di essere a totale disposizione dei nuovi assessori, per, non solo per il passaggio di consegne, ma per una piena collaborazione. Una piena collaborazione che, come sapete, si è verificata anche nel precedente passaggio di consegne, visto che tra l'altro i rapporti sono eccezionali con tutti. Voglio fare un ringraziamento alle forze politiche e un ringraziamento a chi all'interno delle forze politiche ha fatto in maniera molto responsabile più di un passo indietro, con l'unico obiettivo di far quadrare i conti di questa amministrazione e con l'unico obiettivo di raggiungere il risultato migliore per tutti in un momento così delicato per la vita della nostra città. La cosa che io voglio sottolineare è che è l'unico neo di questa giunta è una diminuzione della presenza femminile. Le responsabilità oggi ricadono tutti sull'avvocato Lomartine, che è chiamata a rappresentare le donne della nostra città. Ahimè, qui la responsabilità non è del sindaco e non è neanche delle forze politiche come tali. La responsabilità è, dobbiamo guardarci in faccia tutti e capire che, per esempio, a Brindisi le donne non votano le donne, perché non c'è un solo consigliere comunale eletto nel Consiglio Comunale di Brindisi. Si può mugugnare quanto si vuole, la realtà è questa: non c'è un solo consigliere comunale donna eletto in consiglio comunale. Poi dopodiché i dati parlano a prescindere da tutto. E comunque noi avremo nei prossimi giorni delle nomine in strutture collegate all'attività del comune, che sono nomine di professioniste che operano in questa città e che andranno a ulteriormente a valorizzare la presenza del nostro comune all'interno di questi organismi, per cui questo è sicuramente un dato positivo. Per quanto riguarda invece le polemiche che oggi leggevo, evito di rispondere così, poi ho preparato una nota che farò circolare tra i giornalisti, ma insomma la differenza fra noi e chi ha governato prima di noi è che le vicende del centro-sinistra sono alla luce del sole. Anche quando abbiamo vissuto e viviamo momenti di difficoltà, lo facciamo alla luce del sole. E quando si è trattato di superare contrasti all'interno di forze politiche, in passato si è paralizzata l'attività della città per anni, sotterrando la soluzione dei problemi. Noi abbiamo individuato un escamotage che ha funzionato non bene, benissimo, che è stato quello di, quando le forze politiche sono state in difficoltà, di individuare una giunta tecnica del sindaco, attraverso cui abbiamo traguardato risultati importanti. Nel frattempo la politica ha saputo ritrovare una unità di intenti e questa maggioranza oggi si presenta più forte e più autorevole che mai. Gli obiettivi da traguardare sono tanti, i risultati li stiamo ottenendo uno dietro l'altro, giorno dopo giorno. Dispiace a molti, ma insomma la realtà è questa. E consentitemi di sottolineare che in questa giunta ci sono 4 assessori uscenti che sono stati pienamente confermati e sono il vice sindaco Giuseppe Marchionna, l'avvocato Carmelo Martire, Lino Luperti e Antonio Ingrosso.
Le deleghe, come avrete notato, sono state rimodellate anche sulla base delle esperienze che maturiamo giorno dopo giorno, e con questo noi andiamo avanti. Ci riuniremo, mi auguro, proprio nel più breve tempo possibile per l'approvazione in giunta del bilancio di previsione, e ci riuniremo per programmare una serie di attività su cui stiamo lavorando a tutto spiano proprio in queste ore. Posso dirvi che comunque ci siamo, adesso abbiamo appena concluso un incontro, per esempio, con le organizzazioni sindacali per l'appalto decennale sulla raccolta dei rifiuti. Il nostro stile di comportamento è quello che abbiamo sempre detto, ci siamo confrontati con i lavoratori, con le organizzazioni sindacali, e insieme stiamo disegnando il capitolato appalto, ed è una cosa che mai è successa in questa città. Così come insieme stiamo con le organizzazioni sindacali, stiamo affrontando i tanti problemi che riguardano il funzionamento dei servizi sociali e di altri servizi della città, introducendo delle cose, per esempio, anche in questo senso, innovative a tutela dei lavoratori. Qual è il fatto che nessuna azienda che lavorerà per il Comune di Brindisi, pur in presenza di un ritardo nel pagamento delle fatture da parte del Comune, potrà applicare interessi mora, non sarà in alcun modo autorizzata a ritardare il pagamento degli stipendi. Pena rescissione contrattuale, in maniera tale che i lavoratori saranno tutelati e non saranno più oggetto di ricatto da nessun altro punto di vista. Nelle prossime ore il dottor Roma provvederà a presentare, a chi non l'ha già fatto, i dirigenti di riferimento, agli assessori che si sono appena insediati, ai nuovi assessori, a cui auguro davvero un caloroso buon lavoro, caloroso da tutti i punti di vista, perché questa giunta si insedia il 30 luglio e quindi non è un periodo facilissimo. Il vice sindaco Marchionna, l'assessore anziano che è sempre l'avvocato Romano, ci alterneremo con la presenza qui a Palazzo di Città durante questo periodo feriale, ma l'attività non si ferma neanche un minuto, perché le emergenze sono tante. Ne stiamo affrontando una dopo l'altra e spero di poter arrivare a conclusione con tanti lavori, con tante cose che ci tengono, che rappresentano un fiore all'occhiello di questa amministrazione. Sul piano urbanistico stiamo lavorando tutto spiano in strettissima collaborazione con la Regione Puglia. L'assessore Luperti fa la spola da questo punto di vista fra Brindisi e Bari. Voglio salutare con particolare calore ed entusiasmo il dottor Monetti, perché la nascita di un super assessorato all'ambiente meritava, consentitemi di dirlo, un super assessore, e sono certissimo che il dottor Monetti risponde a questi requisiti per capacità professionali, per serietà e anche, e non è da sottovalutare, per un'ottima intesa fra me e lui, fra me, lui e tanti altri amici della Giunta, che sarà elemento indispensabile per il funzionamento di questa amministrazione. Un ultimo dato, poi la faccio finita. Ho già spiegato a qualcuno dei nuovi assessori che la delega è un punto di partenza, ma che questa Giunta ha sempre lavorato, da quando io sono sindaco di questa città, in perfetta, stretta sintonia fra i vari settori. Per cui non si tratterà di accavallarci, ma soltanto di stringere grandi forme di collaborazione, perché dobbiamo essere interscambiabili rispetto a questo, con una sola eccezione probabilmente, quella dell'avvocato Lomartia, che deve badare a finanziare tutti gli assessorati, quindi lei non potrà interscambiarsi con nessuno, anche perché nessuno vuole interscambiarsi con lei, quindi grazie, per la responsabilità che tu hai, voglio dire, non per altro.
Sindaco Gonzales, questa nuova giunta nasce con una matrice marcatamente politica e con queste premesse destinata a durare fino alla conclusione del mandato, salvo che non cambi il sindaco, come abbiamo sentito in conferenza stampa. Se cambia il sindaco, cambia amministrazione e quindi ovviamente si riparte da zero. Sicuramente questa è la nostra ultima giunta, nel senso che comunque è la giunta definitiva con cui traguarderemo tutti i risultati che ci siamo posti, che vogliamo raggiungere e che vogliamo raggiungere in questi 2 anni e mezzo di governo. Una giunta politica equivale a dire un accordo con tutte le forze della coalizione di centro-sinistra. C'è piena intesa tra tutte le forze politiche di maggioranza, anche fra quelle che non sono comprese all'interno dell'esecutivo. Piena intesa significa che questa è una maggioranza solida, robusta, che vuole traguardare risultati importanti. Le conferme di Luperti e Lomartire, di Marchionna e Ingrosso, le altre novità e soprattutto un assessorato dedicato in maniera specifica all'ambiente con Antonio Monetti. 4 conferme più 5 new entry, in questa new entry c'è un super assessorato all'ambiente, abbiamo un grande assessore che è il dottore Monetti, e grandi professionalità per coprire altri settori chiave della nostra amministrazione. Io ho avuto modo di apprezzare il dinamismo per esempio dell'assessore Ingrosso e allora oltre allo sport lo impiegherò per risolvere tutti i problemi delle politiche per la casa per esempio, che sono davvero problemi gravissimi. Diciamo che ci sono tutte le condizioni per lavorare bene, vedremo nei prossimi giorni. Strategie e obiettivi, cambia nulla? No. No, non cambia nulla, si rafforza il nostro patto di azione, su questo stiamo lavorando in maniera assolutamente convinta e decisa, io, l'assessore, il vice sindaco Marchionna e gli assessori più esperti, come l'assessore all'urbanistica Lino Luperti, per le sue competenze l'assessore Lomartire, vogliamo insomma mettere a punto un programma di azione da traguardare e da realizzare nelle prossime settimane. Opposizione oppure opposizioni, scontro o dialogo? Noi siamo sempre aperti al dialogo, se poi l'opposizione è quella per esempio manifestata dal capogruppo di Forza Italia Dattis, che è un'opposizione di offesa rispetto a questo, ha paragonato il cambio di assessore a un cambio di mutande, insomma questo è lo stile del capogruppo di Forza Italia. In più sento che su blog dichiara o trasmissioni radiofoniche dichiara che lui si vergognerebbe ad aver fatto il mio lavoro. Io ero un comunicatore che ho avuto l'onore di collaborare con vari sindaci. Lui non so che mestiere abbia mai fatto nella vita. Allora, siccome ha tanto tempo libero, che si metta a collaborare per l'interesse della città anche con la nostra amministrazione, nessuno lo manderà via. Gonzales è più sereno adesso? Lo ero anche prima, a dire la verità, perché la serenità nasce dalla consapevolezza di dedicare tutta la mia vita a questa città, ai cittadini di Brindisi e al Comune. E quindi ero sereno anche prima. Adesso posso staccare per qualche ora sapendo di poter contare su una giunta pienamente insediata.